Benvenuti su Hobbes, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor Meg, il signor Luna, e trasportiamo esplosivi in... un gioco che già dal titolo fa incazzare, fondamentalmente così. È un gioco criptico. Bene, nello scorso episodio siamo saltati per aria. Sì. Siamo saltati per aria perché all'incontro con Zigo ci troviamo invece gli scagnozzi di una certa Fabienne, di cui non abbiamo mai sentito parlare prima, che ci stallonano e ci hanno distrutto. Però adesso lo rivediamo perché questi si incazzano. Esatto. Noi a questo punto ripassiamo di qua, come nello scorso episodio. Tanto. Va, dottore? È la mia volta, ma si è la sua volta. Ma si è passato dietro, per esempio? Eh beh, peccato. Che glielo dica fare? Peccato, perché comunque mi piaceva l'idea. No, magari c'era qualche arma. Ah, ricordiamo, perché si può sintonizzato solo ora. Che ne aveva tutta una serie di armi che aveva portato anche in aereo. Perché noi tra... Dica, dottore. Allora, noi quando siamo venuti qua in aereo, ricordiamo in aereo. Sì, per la prima volta in assoluto. Esatto. Tant'è vero che Tanner era un po' così. Infatti. Ha dovuto gigioneggiare un po' con la hostess. Più del solito, sì. E cosa è successo? È successo che... Cioè, è successo a un certo punto. Ok. Ne è rimasto uno. Ma madonna, ne ha fatto un male porco. Via, è perché era molto vicino. No, ma ricordiamo che Tanner ha rinunciato alle sue armi solo in questa missione. Sì. Allora, ha detto... allora, signor Lune, tenga conto che il tempo le basta assolutamente. Sì, no, il problema è arrivarci sani. Il problema è arrivarci sani, quindi... Oltretutto, se prima ero in uno, cioè prima, se nello scorso episodio ero in uno a ballare la Ligalli, adesso siamo in tre a ballare la Ligalli. Esatto. Però non mi vedo l'altro. E dietro. È molto finito. E che anche se fa zigzag. No, abbiamo già visto negli scorsi episodi che... Ah, però si sono un po' infregnati tra di loro. Attenzione. Forse che in due si danno fastidio. Quindi in questo caso l'unione non fa la forza, bensì il lato contrario. Esatto, però come i piloti inglesi di Formula 1. È rimasto da solo, però ha perso la forza. Oh! Cioè, il segreto era guidare dritti. Questa modalità di occhio pro 1 la ripresa. Sì, purtroppo ho dovuto rallentare. Ai, me lo sento già addosso. Eccolo. Che lei prima è morto qui, anzi, è morto leggermente prima. Bravo signor Lune, bravo signor Lune. L'altro ormai l'ha persa, adesso si sta rimettendo al suo inseguimento, ma con un po' di distacco, che forse è quasi peggio. Adesso dovrebbe fare sinistra e subito destra. Subito destra. Dov'è il destra? No, l'abbiamo già passato. Quindi ah, sì? A sto punto deve fare tutto quanto il giro della mela. Avrei preferito evitare, in effetti. Il tempo mi basta? Secondo me sì, il problema è come sempre. Ok. Dov'è? È subito qui, un vicoletto. E lì, guardi, c'è un vicoletto. Buona. Adesso sto punto sulla destra. Dove cazzo è? Ale, ce l'abbiamo fatta. E anche prendendo la panoramica. Va bene, missione successiva, vediamo cosa succede. Comunque, che fine fa soprattutto il nostro amico Ghietti? Mi ha raccontato la fine della storia delle dita e del coltello. Ah, come è finita? Carno è scomparso il giorno dopo. Era un poliziotto. Aveva finito le dita?
Tu che ne dici? Ah. Così, ecco il tizio che ti farà uccidere. Aia. Portatelo qui. Se sei uno sbirro, non sparerai. Perché non conosci tanto la Silsa. C'è rimasto male, Thunder, non se l'aspettavo. Ecco, morirà domani. Inizio a sistemare, vado a fare il mio prelievo. Prossimo colpo, però. Adesso ci sarà una missione apposta per salvare Boboa o Vuboa o come cazzo si chiama. Vuban. Domani ti dirò chi ha ordinato le auto. E credo proprio che sarà una sorpresa per te. Sono Fabienne. Stai lasciando la mia città. A bordo della tua auto c'è una bomba che esploderà non appena scenderai sotto gli 80. 150 agli 80. Miglia orarie o chilometri? Sono Lomaz, trova quanto un'auto, noi ti beccheremo. Dobbiamo liberarci di questa vettura. Ok. Quindi è proprio una missione per il signor Lomaz. Ok. Tra l'altro il contatore di... Dica, dica. Il contatore di esplosione di ravvicinata si scarica... Sì. Molto lentamente, non mi piace questa cosa. Sì, basta non andare troppo veloce all'inizio. Bisogna avere una velocità giusta qui, secondo me, vero signor Lune? Esatto. Certo, sì, questa qui è la parte semplice, se non ricordo male alla fine diventa una bastardata. Però magari mi ricordo male, eh? Magari è tutta semplice così, noi ci facciamo tanti problemi quando in realtà non ci sono. E invece no! Ah! Sì, oltretutto questa macchina è abbastanza ignorante da guidare. Preferivo un'auto un po' più burrosa. Come le abbiamo guidate praticamente quasi sempre. Allora, quindi questa qui è la missione Speed. Esatto. Con Keanu Reeves. Però se la facevo con l'autobus ero molto più felice. Perché l'autobus, speriamo, ha più stabilità e maggiore velocità. Esatto. Supera più che altro accelerazione. Non è successo niente. Bene, signor Lume. Scusi, eh. No! Sì, sì. Mi rimetta come da prima. Sì, è sicuro, signor Lume? Sì, assolutamente sì. Ma prima ti faccio passare più un pezzo brutto. Ah. Aveva... Cosa cazzo sta facendo? La prendo litoraneo. Cosa? Tu portati accanto, io penserò al salto. Dopo dovrai riportare questa bomba dritta da Fabienne. Per il culo. Prendi il pulsante azione. E qual è il pulsante azione? Quello penso per... Aspetti, eh. Vada. Ok, era... Forse il tasto era ricarica. Era ricarica. Ma vedete che il signor Lune già la sapeva la strada. Certo. Ah, signor Lune, lei ha stranamente una buona memoria per questo gioco. Si vede che quanto ci ha bestemmiato su. Non me lo ricordo. Strano, eh. Lei ha una buona memoria. Davvero? Non ricordavo di averlo buona memoria. Esatto. Bene, è questo quello che sta succedendo. Allora. Ah. Vista molto,
non è, è feedback la macchina, sicuro. Qui però avevo sbagliato la strada, visto? No. Si ricordava stranamente... Ah, perché lui probabilmente le toccava rallentare per fare la curva e poi buttarsi sulla spiaggia, che era la parte più complicata, invece così ha risolto il problema. Dov'è? Vattene! Scende dalla macchina! No, mi deve scendere lei, schiavo. Ok. Io sono abbastanza contrariato. Provi e... a buttarsi dalla macchina... Esatto. Credo che sia... Infatti lei deve andare contro il track. Secondo me. Ah, ci troveremo. Allora, la via da prendere è la prossima larga. Rischiamo di allungarla di parecchio. E dice, allora... Okay. Niente. Doveva buttarsi subito sulla... Ma tra l'altro ha modificato il luogo di partenza? No. Ok, subito sulla... Mi faccia ripartire, dottore. Ma siamo seri? Se ce la fa... Però niente. Però è ancora vivo Tanner. Tanner è sempre vivo. Figuriamoci se Tanner non è vivo. Se non, esatto, deve prenderla, andare dritto e poi girare. Invece lei voleva girare e andare dritto tutti quanti insieme. Vai che ce la fa, bravo signor Lune. Speriamo una larga sulla destra adesso, se vuole. Lei. Via. Adesso più o meno... Ci siamo. Allora. Allora. Tanto il cronometro cosa ci dice? Ah, ancora, siamo a metà dell'episodio, signore. Va benissimo! Ho paura qui, però. Mi fatto prendere una strada sbagliata. Non necessariamente, però. Dai, no, invece niente. Lei è una delle doti che io sottovalutavo. Cosa? Non è questa? È dall'altra parte, vero? Sì. E credo proprio che... Non ci credo. Grande signor. Io se voglio capire come si leva dagli imbecilli. Ah, non lo faccio, semplice. Però... Cioè, la prima volta ce l'ho fatta e adesso non ce la volevo alla fare. Alla cieca? Adesso la cieca... Parliamo. Ok. Come la mosca, quella comunque è sempre lì, è la comunque, macchina. Non era la prima che abbiamo preso prima, ma la seconda, giusto? Okay. Oppure prendo questa qui. Beh, scrivi, c'è la mappa, signor. Vabbè, la mappa. Se no c'è anche questa qui che poi può girare. Vabbè, ormai la perché è passata. Non la prossima che l'ultima. Sì. Speriamoci proprio dritto per dritto. Ma sì. Anche perché poi lei cosa deve fare, signora? Lei. E si lascia. Lei il tasto per uscire dalla macchina ce l'ha? No, ce l'ha lei, signor. Perché ce l'ho io? Oh, porco demonio. Il mio non funziona quando lei. Perché? È al volante. Perché no? Era tutto prima che prendevo il tasto per scendere dalla macchina. Maledetta Renault! E deve fare il giro. Sì. Ah, ma non è gravissimo. Allora. No, ci qui. Stiamo girando attorno, signore. Qui. Non la vedo male. Vabbè, ma però. Non deve perché prima ce l'abbiamo fatta? Perché non abbiamo preso l'ultima strada. Ah sì, facciamo la stessa identica di prima, ma. Posso un attimo? Dica. Guardiamo un attimo la mappa, scusi. Ah, ma la mappa tanto sappiamo come arrivarci. È l'ingresso che...
Ma l'ingresso, perché lei prima non aveva preso quella strada, quindi era arrivato tipo, non so, 30 metri prima, quindi era più semplice dopo infilarsi. Prenda una delle ultime, o la penultima, o la terza ultima. Ma già l'ho fatta diversa, perché non ho girato qui prima. Guardi, prenda la penultima. Questa? La penultima, no, non questa, la dopo. Ok. Esatto. E qui, a vederla così, dovrebbe essere dritto per dritto. Va bene. Dopodiché dà dei gas. Infatti vede? Adesso le deve entrare. Adesso invece prima usciva che era già troppo indietro per l'entrata. Poi si lascia andare. A posto. Cosa sei morto? Se l'ha fatto andare troppo tardi. Ma non è possibile. L'ultimo try? No, ma ce ne stanno ancora di try, secondo me. Sì? Sì, vabbè. Tipo, non questi, di try seri, intendevo. Se deve fare così... Signor Lune, lei prima si butta sulla strada, poi gira. Ma io l'ho presa dritta, No, l'ha presa dritta, è andata a prendere il cordolo. Vabbè, ma fica però. Allora, lei la costeggia... Oh, perfetto, un bijou. Ma non è così immediata. Se ricordi la penultima, ancora non ci siamo. Allora, questa qui assomiglia molto alla Stingray, è una mia impressione. No. Questa è molto inglese. Questa è molto inglese. È una Griffith. Se non è Griffith, c'ha. Un po' MG, un po' BMW. È molto inglese una BMW in inglese. Allora, ma la BMW quella che si ispira un po'. Ce n'è una che si ispira. No, ma mi sa che quella lì la vediamo più avanti. Ce n'è una che si ispira ancora di più. Ma che cosa si ispira? A una BMW. Ok. Però la spiderina. Quindi No, antecedente, anni 50-60. Ah, ok. Non questa, quella dopo, però qui c'è, volendo, c'è quella larga, esatto. Se ricordo, il signor Lune, lei quando la vede mi lancio. Lei si lancia. Poi alla fine invece non devo andare. Devo andare a sbattere dritto per dritto. Almeno non c'è nessuno che si. Io direi che qui già si può lanciare. Perfetto. Oh! Adesso però si è sopravvissuto, ma sei davanti a dei tizi. Beh, adesso tocca a lei, fregare. Esatto. Tanto salviamo, magari. Ah, è un po' che non salvavamo, è vero. Sempre su Hobbes, il mio canale, sul tubo italiano. Assolutamente sì. Salvataggi, questa novità che... Ce la facciamo fare... Proviamo un try? Facciamo un try. Get a try? Ah! Che cos'è? Che succede? Vubua che va a trovare Dubois. Roberto Baggio e... Attenzione. Un uomo nelle ombre. Non è un uomo. Oppure riserva molte sorprese sto donna. Cosa ci fa Calita qui? Questa... questa è casa di Fabien. E quello è Fabien. E quello è un Citroen... Mi devi già una macchina. Poi ci sono gli uomini che tu e il tuo autista avete fatto fuori quando siete arrivati a Nizza. E gli uomini da Sigo. Questa volta il tuo autista non arriverà a salvarti. Sarebbe andato un amore. Sarebbe nata una cosa. Come fai a saperlo? Qui ci sono i cellulari. Com'è? Quindi ci sono i cellulari, o qualcuno che ne va d'occhio alla casa. Beh, i cellulari ci sono, l'abbiamo già visto. È vero. Calita è nei guai, hanno beccato l'auto. Un'altra squadra è in azione per eliminarla. Dobbiamo prendere una decisione. Possiamo fare in modo che non la raggiungano mai, oppure possiamo prenderla adesso. Guiderò io. Eh beh.
Quindi? Elimina il furgone o vada a calda. Già, mi piacerebbe. Oh. E mi sa che deve. Provi a fare il Blackson Slam. Sì, si può sparare. Comunque era questa qui, quella che assomiglia alla BMW. Ah, ok. Beh sì, molto più classica in effetti. In notturna farebbe tutto più difficile. In notturna, con la macchina già un po' schiacciata. Io, signorone, veda lei come vuol fare, le sconsiglierei di andare ad affrontarli fuori dalla macchina, perché ho paura di quello che potrebbe essere la visione degli avversari. Va bene. Tra l'altro l'erba dà un effetto fosforescente che non penso sia naturale. Neanche se si trova un rumore. Ma tra l'altro è verde anche la luce dei lampioni. Non hanno la cultura dei lampioni gialli. I fari sì, i lampioni no. E che cazzo? Comunque la macchina è fatta di pasta frolla, adesso lo lasci dire, dottore. Allora, laggiù c'è il furgone, che mi conviene comunque tirare giù, secondo esatto. me. Anche perché se va da Calita, dai, dopo ce li troviamo là, quindi. Esatto. Sì, sì, è proprio facile mirare questo colore. La macchina sta andando lì. Uno però l'ho tirato giù. Porco di macchina è andata. Sì. Ne prendo un'altra, dottore? Appena. Lei è. Questo. Oh. Boh, lui rimane lì. Beh, non che fino adesso fosse stato particolarmente utile. Però non spara adesso. Il maledetto. Beh, noi a sto punto andiamo dritti. Ah, a sto punto sì. E perché lei non poteva mirare, signor Bruno? Io non potevo mirare, ma potevo sparare. Forse io potevo mirare? Abbiamo sbagliato, nel caso. Dubito. Ma è un gioco così fatto bene. È un gioco fatto bene. Ah, le converrebbe quasi aspettare lì. Il cazzo. Ok, signor Bruno. Ah, ok. Allora, noi credo che l'abbiamo fallita, sto punto. E infatti. Ah, muore. Va bene. Se volete scrivere driver 3 è una merda, nessuno in questa stanza potrà mai dirvi qualcosa contro di voi. Io sono di questo. Cioè, non ci sono argomenti. Cioè, questo gioco. Io capisco che questo gioco è stato venduto male. No, il gioco è stato venduto fin troppo bene. Aveva qualche piccola pecca, voglio dire. Tipo, ma neanche. Lasci stare dire, perché dici: i bug è un problema di programmazione. Qui è proprio che quando tu pensi alla missione, dici: come la facciamo questa missione? Alla cazzo. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, fate tanto l'amore. Ricordatevi su insegnamento dei programmatori che la bomba è brutta. E noi ci rivediamo in un altro video, sempre soltanto su Ombres, il miglior canale su YouTube italiano. E ricordate, winner don't use drugs. Ciao! Tranne Schwarz. Lui. Su Obers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè.